Allora, questa giornata qui vorrebbe ricordare i 60 anni del campionato del mondo che mio padre ha vinto nel 58 con l'MV 250. L'MV 250 è questa qui che è esposta. Oltre all'MV 250 c'è l'MV 125, sempre degli anni 58-59. Sono due moto uniche che ci ha prestato i fratelli Elli, che sono i proprietari di praticamente del reparto corse dell'MV. Poi abbiamo esposto la Benelli 250. Senza carenatura, sì, non abbiamo montato la carenatura per far vedere cosa c'è di bello sotto. Questa è la moto, è l'ultima che ho usato da correre, dagli anni 64 al 66. La moto con cui ho avuto l'incidente all'isola di Man, al Turistrophy. Questo è il Morini 250 invece. E con questa è arrivato secondo nel campionato del mondo del 63 dietro alle Honda a quattro cilindri di Redman, con due gare in meno perché due gare non è potuto andare a partecipare. Questa invece è una Mondial tipo Giro d'Italia Milano-Taranto, e il Giro d'Italia lo vinse con una moto tipo questa. Poi abbiamo queste qui, passiamo a moto invece, moto d'epoca, sempre da competizione, ma non guidate da mio padre. Questo qui è un Morini 175 bialbero, la Bianchi 350. Bianchi 350 che era guidata da Silvio Grassetti e da Remo Venturi. Questa invece è una delle prime Yamaha degli anni 60. Qui si può vedere com'erano rozzi loro in quell'epoca, prima che cominciassero a copiare le moto italiane. È un bicilindrico raffreddato ad aria. Questa invece è la Yamaha 750 di Giacomo Agostini, quattro cilindri, già raffreddata d'acqua. Questa è queste due Yamaha qui ce le ha date il Museo Poggi, di Piero Poggi. Un museo molto importante perché raccoglie gran parte o quasi tutte le Yamaha da competizione, e in più c'è praticamente la storia del motociclismo tra moto da competizione e moto non da competizione, moto stradali. È un museo che vale la pena sicuramente vedere a Castenaso, perché penso che sia unico in Italia. Allora, questa è la Benelli 350, 4 cilindri, degli anni 67-68, era guidata da Renzo Pasolini, da Carruthers, che vinse poi il mondiale, è stata guidata anche da Mike Haywood. L'altra è una Benelli invece 250, sempre della stessa epoca, guidata anche questa da Pasolini, da Lazzarini, che oggi è qua con noi, Grassetti. E da Silvio Grassetti. Che è scomparso purtroppo pochi giorni fa. Ecco, su questa non lo so.
Ecco, questo signore Luciano Battisti è un collezionista molto conosciuto nell'ambito delle moto d'epoca e che è riuscito a riportare a Pesaro tutte le Benelli possibili, tranne una. Sì, tranne una che ce l'avete voi. E adesso lui vi spiega che moto è questa, perché io non la conosco. È una Honda 50 degli anni 60, quelle monocilindriche, il primo modello che ha fatto, bialbero. È una moto, è una motina che insomma ha delle prestazioni notevoli. Poi per controbattere i due tempi la Honda fece anche il bicilindrico addirittura da 22.000 giri, questo gira un po' di meno, e sì, ha vinto anche questo, hanno vinto anche con questo un mondiale la Honda, quindi a me è sempre piaciuta per le sue caratteristiche, la sua bellezza, è un gioiellino. Ah, quest'altra invece è una Honda bicilindrica del 63 che correva nella mototemporada qui in Italia, nelle nostre zone, anche nel mondiale chiaramente. Sempre un'onda bicilindrica bialbero, con delle prestazioni ottime, eccellenti per quel periodo, anche dopo che queste qui battute dai due tempi, e la Honda ha dovuto fare la 5 cilindri per poter vincere il campionato del mondo con Taveri, che è molto amico di Provini poi tra l'altro. Quindi sì, appartiene agli anni 60 praticamente, quello che ho sempre corso con Tarquinio e compagnia. Quindi bella macchina. La Yamaha là che vediamo è quella che Eddie Lawson ha vinto il mondiale nel 1986, del team Marlboro, team Agostini, originale, tutto a posto, perfetta, ancora a 140 cavalli, per 112 kg però, perché dopo hanno aumentato il peso, comunque 112 kg perché ha della bulloneria fantastica, leggerissima, e quindi sono riuscito a conservarlo. Una moto che Lawson ha vinto il mondiale con questo qui, poi ha vinto il mondiale anche nell'87 con un altro modello, ma sempre sul facsimile. Poi abbiamo le Benelli qua, che tanto sono le Benelli, io sono di Pesaro, quindi lui è là. Per quando sia, per noi è un fatto di cultura. Il grande Tarquinio, di cui mi onoravo di essere anche amico, quando veniva a Pesaro era a casa sua, quindi ha fatto grande la Benelli anche lui. E quindi niente, sono contento di essere qua, perché veramente è emozionante. Grazie Marzio. Ecco, questo è Eugenio Lazzarini, non ha bisogno di tante presentazioni, campione del mondo, e tutti lo pensano forse campione del mondo e corridore con delle piccole cilindrate, invece ha corso anche con delle grosse cilindrate che avete qua davanti. Adesso lui vi spiega anche il perché. Buongiorno. Ma io bisogna cominciare subito, che io ho cominciato la mia carriera da meccanico prima di tutto nel reparto corse della Benelli, perciò questo motore quattro cilindri io l'ho visto nascere, e poi ci sono anche salito, ho corso con queste moto, e poi però il mondiale li ho vinti con altre moto che 125 era il mio telaio, ho sempre corso mettendoci anche del mio dentro. Queste moto sono fantastiche. Sono moto di Battisti Luciano, che li tiene come dei gioielli, perché sono perfette. Io le guido ancora oggi, ogni tanto, quando facciamo delle revocazioni, e sono moto eccezionali, un rombo incredibile. Queste moto veramente si differenziano da tutte le altre, e a me fa sempre piacere guidarle. Ecco, io devo ringraziare il dottor Costa, che è venuto qua con noi a ricordare mio padre in questa giornata particolare del suo mondiale vinto con l'MV, e in ricordo di questo mondiale abbiamo fatto questa targhettina che ricorda il record che lui ha ancora all'Isola di Man, al Tourist Trophy, con la MV 250. Due parole di ricordo le chiedo al dottore. Beh, sai, il mondiale è il mondiale, però in un circuito come l'Isola di Man, dove i gatti nascono con la coda mozza e i sogni non si riescono a controllare, un pilota come Tranquillo, di cui io lo amavo da morire,
Scriveva, mentre correva, scriveva la favola per se stesso, e infatti ha scritto questo record che non batterà mai nessuno, ma scriveva la favola di tutti quelli che guardavano, e quindi praticamente faceva sognare. E quindi ricordarlo vuol dire ricordare un pilota che faceva sognare, ricordare un pilota che sicuramente dava un qualcosa che pur gli altri piloti, pur essendo grandi come lui, non sono mai riusciti a dare: la bellezza del sogno e la bellezza della favola. Grazie dottor. Bene, siamo arrivati alla fine di questa giornata e chiaramente devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, a partire da chi ha avuto la gentilezza di prestarci queste moto, da Piero Poggi, Piero Parmegiani, Luciano Battisti e i fratelli Elli. Ci hanno prestato queste moto che avete visto, che sono state riprese durante la giornata. E non per ultimo il dottor Costa. Il dottor Costa, che è un personaggio che è indimenticabile, una persona che ha scritto e ha dato tanto al motociclismo. Ringrazio tutti gli intervenuti e speriamo di rifare questa manifestazione nei prossimi anni con un evento nuovo, magari ricordando il mondiale vinto con la Mondial 125. Grazie a tutti.